Siamo in clima vacanziero, ci sono nuove modalità di vacanze, forse le abbiamo scoperte anche dopo questo anno e mezzo davvero terribile. Ad esempio è la moda di soggiornare, visitare, conoscere le dimore storiche. Forse non tutti sanno che dal 1977 esiste la ADSI, l'Associazione Dimore Storiche Italiane, che raccoglie 4.500 soci. Di fatto sono proprietari di castelli, ce ne sono tantissimi in Italia che sono stati poi riconvertiti, sono dimore storiche, ville, ma anche parchi, e oggi noi vi portiamo dentro una di queste dimore storiche, vogliamo assaporarne, respirarne il fascino. C'è la contessa Francesca Papafava dei Carraresi che ci apre la sua dimora storica a Rovolon in provincia di Padova. Contessa Papafava, buongiorno e grazie per essere con noi. Grazie a voi di questo bellissimo invito, vi ringrazio moltissimo. Spero di aver detto tutti i titoli, tutti i cognomi, che noi coi nobili facciamo sempre casino. Contessa, ci perdoni, ma no, è così. Buongiorno, allora intanto buongiorno. Ci tenevamo molto a questo collegamento anche in video per chi ci segue in radiovisione, perché insomma, ciò che c'è alle sue spalle, questo contesto è estremamente bello e ci aiuta anche un po' a introdurre il tema già accennato poco fa da Barbara, case, palazzi, ville, castelli, ma anche giardini e tenute agricole che, se possibile, vorrei partire da qua, ci fanno capire ancora di più quanto è bello e quanto è ricco di cose da vedere il nostro paese. La tenuta di Frascianelle, Parco Frascianelle, si trova in un contesto naturale e storico molto importante, che è quello dei Colli Euganei, ricchissimo di tutto quello che rappresenta la nostra italianità, cultura, tradizione, natura, buon cibo, buon vino. E in particolare la tenuta di Frassanelle, Parco Frassanelle, si estende su circa 200 ettari. E, all'interno di questi 200 ettari c'è un parco storico che fu ideato e costruito intorno al 1860, e alcune dimore storiche che io ho trasformato negli anni in modo da poter essere adatte ad accogliere sia grandi feste di matrimoni che alloggi per chi vuol passare una vacanza, chi vuole stare. Che è sicuramente una cosa affascinante, cioè l'idea di dormire in una dimora storica, in un castello, è quasi una cosa da favola, non è che vado a fare il weekend, prenoto un albergo, un business hotel, vado a dormire lì. Ma contessa Papafava, ma quella che lei ha aperto era la casa dei suoi nonni? Allora, io ho incominciato a ristrutturare le case satellite, erano le case dei contadini che erano affittuari dei miei nonni, e ho incominciato a sistemare quelle. Da 2 anni ho aperto anche proprio la casa, la villa, la cosiddetta villa, ma solo per visitarla, non per poter soggiornare. Lì non ci vuole nessuno. Per adesso non è ancora non ha ancora tutte le comodità moderne che servono a un soggiorno lungo, che accontenti a tutti. Di oggi. Però è un posto molto interessante, perché è rimasta esattamente intoccata dal giorno in cui i miei nonni l'hanno lasciata, e quindi è un bene molto interessante da visitare, perché si può capire come si viveva 200 anni fa. La villa è stata costruita 200 anni fa e così è da allora, con tutti anche Mi perdoni mobili. Però contessa Papafava, proprio una curiosità ormai da donna anziana, i materassi almeno li avete cambiati? Ma signora, la villa non si dorme. No, era una battuta. Ma era una battuta. Colonne, i materassi sono delle migliori qualità, ovviamente. Ma sì, scherzavo, perché certo. Il fascino va bene, però ci vuole la comodità in questa direzione. I materassi di una volta ci sono i fantasmi, i nostri fantasmi. I fantasmi ci vogliono nelle dimore storiche e nei castelli, e noi veniamo lì anche solo per quello, per la curiosità di andare nei sotterranei e di incontrarne qualcuno. Grazie alla
la contessa Papafava dei Carraresi. Siamo stati a Rovoloni, in provincia di Padova. Tra l'altro Padova, poi magari ne parliamo più tardi, da poco ha conquistato una bene patrimonio dell'UNESCO, la Cappella degli Scrovegni, quindi un incentivo in più per magari andare a scoprire queste dimore storiche, che sono davvero tantissime. Provate magari andare sul sito dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che dal 1977 raccoglie 4.500 soci. Cercatevi un castello e prenotatelo. Conquistatelo, diciamo, prenotatelo. È un po' difficile. Grazie alla contessa Francesca Papafava dei Carraresi per essere stata con noi. Un bel viaggio in questa bella Italia.